Guattè a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ne chiedo davvero pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Piccolo appunto, penso ragazzi che d'ora in avanti comunque farò durare i video, quindi non solo su questa serie ma sulle serie in generale un pochettino di meno, perché mi rendo conto che a volte gli episodi escono parecchio lunghi, quindi mi rendo altrettanto conto che molto probabilmente può essere un pochettino forse pesante per alcuni di voi seguire episodi così lunghi, per cui se d'ora in avanti doveste notare una riduzione ragazzi della durata degli episodi, la motivazione è questa. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ci eravamo fermati qui, dopo che abbiamo vissuto direi dei momenti relativamente intensi ragazzi dal punto di vista emotivo, perché Emissi ha avuto una sorta di esplosione di rabbia, perché Emissi appunto ragazzi sembrerebbe essere davvero al limite, per quanto lei comunque continui a far finta di nulla o magari continui a negarlo anche a se stessa, è sicuramente al limite della sopportazione, perché purtroppo abbiamo anche saputo che Yugo sembrerebbe non avere alcuna speranza di sopravvivere alla propria malattia, e quindi penso che questa sia stata la goccia ragazzi che ha fatto traboccare il vaso nell'anima di Emissi. Ho paura d'ora in avanti perché qualcuno di voi mi ha detto che quello che ho visto fino ad ora non è assolutamente niente rispetto a quello che mi aspetterà da qui in avanti. E sapete ragazzi io quanto sono sensibile, quanto veramente senta certe situazioni, quindi ho davvero paura a proseguire. Troppo ottimista. Écoute, Amicia, pour Hugo, j'étais coincé entre le magister Vaudin et ta mère et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que j'étais pas prête. Je peux pas le perdre. Je peux pas. On fera ce qu'il faut. Oui. Ok, era proprio quello di cui parlavo, ragazzi. Lei non può accettare questa cosa. Lucas sapeva che Yugo non ha speranze, ma non aveva avuto il coraggio di dirglielo. E quindi vedremo, ragazzi, d'ora in avanti cosa succederà. Quindi procediamo. La volta scorsa tra l'altro siamo stati talmente bravi da imparare addirittura ragazzi a fabbricare la pece, quindi anche questa cosa può essere sicuramente molto utile. Allora andiamo avanti, dobbiamo trovare ancora la famosa barca. Il nome del tizio ovviamente già non lo ricordo. Cosa abbiamo qua? Allez, suis-moi. Ok, dobbiamo passare da qui evidentemente, quindi non perdiamo tempo. Tra l'altro i ratti possono sbucare dappertutto sempre da un momento all'altro, è comunque un'incognita, eh. È sempre un'incognita, ragazzi. Ok. Regarde, oh. Au loin. Ok. Il bateau di Joseph. On se rapproche. Oui. Joseph, perfetto, si chiama così. C'est infesté en bas. Oh. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Ah. Et là, un tonneau de diluant. Il fabriquait encore de la poix ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Hey, fabriquons encore de la poix. Quelle journée! Giornatina piena, direi. Quindi intanto vediamo cosa abbiamo qui, perché tutto può essere utile e quindi... Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Vediamo un po' cosa fa. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. Ok, però sta andando dall'altro lato, quindi... Vabbè, in ogni caso... Vous êtes qui, vous? Que passer. Che cavolo, dai. Je suis coincé ici depuis un bail avec Sarah. Faut que je sorte d'ici. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Je peux m'en charger. Davvero? Collabora col soldato per attraversare il molo, davvero? Dobbiamo abbassargli il ponte. Tac. Bon sang. Je m'attendais pas à ça. Ah, che credi? Con chi credi di avere a che fare? Bello. Raisonnable. Il a peur. Sembrerebbe. Alors, ça però voici tout appunto, diluant. Più che altro merci. È spaventato. Il n'a pas l'air au courant de notre évasion. Il n'a pas encore fait le rapprochement. Può essere. Perfetto. Quindi adesso. E on recommence. Ci siamo. C'est pas le feu, hein? Non. Versiamo un po' di. Vous allez allumer ça comment? On a nos méthodes. Così dovrebbe bastare, ragazzi. Ah,
Attendez un peu. Non ti preoccupare, bello, che già ci abbiamo la solution. Direi di scendere, che forse è un pochettino più accessibile la situazione. E vedere dare fuoco a tutto, ragazzi. Usiamo un vasetto, che forse ci dà un pochettino più di possibilità. E tac! Dai, non essere retrogrado, forza! Ok. Ok, sicuramente, sicuramente. Immaginavo. Immaginavo che dovessimo fare questo. Perfetto. Allora, te alzi là. E dai, Luca, e Ugo. Eh sì, Ugo, ciao, Lucas. Perfetto. Allora, vous allez où comme ça? On se stoppe d'ici. Vous êtes au courant qu'on a un peu de confinement? Oui, et les gens meurent quand même. Sì. Alors on tente notre chance. Je vois. Perfetto, ci siamo. Dovremmo esserci. Ah, ancora no? Tu as manqué le bassin. Infatti, ferma, 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 ferma. Allez trop loin. Reviens un peu en arrière. Torna un po' indietro, Lucas. Aspettate però. Prima controlliamo cosa c'è qua. Tac, 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 tac. E... Bien, tu peux lâcher. Tout de suite. Adesso sì, adesso sì. Bien, tout est en place. Ok, dai. Ok. Je m'en charge. Ci penso io, fratello, non ti preoccupare. Non ho più vasetti, quindi dovrò per forza usare la fionda. E voilà! C'è ancora un bateau, ecco, che blocca il passaggio. A toi di lever celui-là! Sì. Occupe-toi di ça, Luca! Immediatamente. Dai, è tutta. Sì, però. C'è un travail d'équipe. Vous vous débrouillez bien pour des civils. On a souvent dû ne compter que sur nous-mêmes. Ok, ma. Qua sotto abbiamo risolto. Eh certo, se non. Se non alzo qua, difficilmente passerà la passerella. Perfetto. Dai, Lucas. Avanti tutta. Ok, possiamo mollare. Puoi mollare? Ci siamo. Lucas, molla un po'. E adesso sì, l'ultima vasca, signori. Mi chiedo cosa farà questo soldato quando ci incontreremo faccia a faccia. Ho un po' di timore. È stata separata dal suo compagno. Ovviamente si rifiuterà di proseguire senza di lui. Ok, adesso sì. Sta arrivando, infatti. Ma gli dobbiamo alzare anche questa. Eh no, non può passare comunque. Amicia, je suis bloqué. La sto vedendo. La lumière n'éclaire pas assez loin. Il y a forcément un moyen. Oui. Jeter de la poix directement dans le feu. Ça va amplifier les flammes pour un temps. Ok. Eh bien, oui, ça peut marcher. Bien, tentons le coup. Proviamo. Lancia la pece su una sorgente di fiamme per amplificarla. Quindi me devo insomma, devo fare questo. Vediamo un po'. Wow. Messieurs, maintenant. La poix ne brûlera pas longtemps. Ça a marché à merveille. Merci. Ok, sta cosa è figa, eh. Verse peut-être pas dans l'alchimie. Mais on connaît ça à la poix, d'accord? On a vu les jarres. Elles vous servent à quoi? C'est confidentiel. Ovviamente, non ci vuole raccontare niente. Forza, Lucas. Ce la puoi fare? Je suis arrivé. Ok, ce l'ha fatta, dai. Vous y êtes arrivé. È ovvio. Je suis bloqué ici. Entendu, je vais essayer. Aiuto. Madonna, quanto sono vicini, regà. Quanto sono vicini. Quindi ci tocca usare di nuovo la pece, ovviamente. Però allontaniamoci un po'. E bam! Dai, amico. Ah, cazzo, io dovevo abbassare il ponte. Pure io, però. Devo enfin le voir de plus près. Restons prudents. On ne sait pas ce qu'il aurait fait si on l'avait croisé en ville. Suivre les ordres. Oui, quel qu'il soit. Eh ben, bon travail! On l'a fait. Ok, ma... chance que vous ayez décidé d'enfreindre la loi ce soir. On devrait y aller, non? Oui, on est pressé. Bien, abbiamo un je peu vais pressé, vous escorter jusque chez vous. Davvero. En fait, nous devons continuer par là. Impossible. Ecco, vous quoi. Devez rentrer non, chez vous. Vous plaisantez. Laissez-nous partir. On a fait notre part. La loi, c'est la loi. Laissez-nous passer, ou vous allez le regretter. Tu
menace un soldat de l'armée de Provence? Oh, oh. Exactement. C'est bien trop important. Attendez. Dans les faubourgs, nos hommes ont été attaqués par une fille et un garçon. Oh, c'est vous. Vous êtes évadé. Amicia, tu peux l'aveugler avec la poire. Donna così. Immaginavo che la cosa non avrebbe avuto esito diverso, ragazzi. Non poteva avere esito diverso, ovviamente. Quindi, pace all'anima sua. Procediamo. Aspettate, qua c'è qualcosa? No, non c'è assolutamente nulla. Quindi, continuiamo. Bam. Plus jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Ovviamente. Già prima, non penso che prima ti fidassi davvero di qualcuno, Amicia. Possiamo fare qualcosa qui? Mettons-nous au travail. Direi a questo punto, ragazzi, di migliorarla l'alchimia, visto che ci siamo. Che ci permette di trasportare munizioni alchemiche aggiuntive. Ci può essere comunque utile. Perfetto. Andiamo. Voyons un peu ce bateau. Andiamo un po'. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Oui, mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Faucia! Non, non te rendas. No, che siamo appena arrivati. Attendez. Fermo. Ne bougez pas. Nous venons de la part de Magister Baudin. Nous devons quitter la ville. Vous croyez que je fais quoi là? Cet endroit est foutu. Pitié. On est coincé ici et nous avons un enfant avec nous. Fermati, dai. D'accord. On se retrouve au prochain ponton. OK. Qui êtes-vous? Oh, où est le capitaine? Merde. Des intrus. Non. Dai, C'est pas c'est vrai. Oui. Mi piace sto Joseph. Sembra un tipo. Cazzo. Cavacca. C'était quoi ça? Joseph a cassé une jarre de bois. Ça a réagi au contact de la torche. Ah, ok. C'est plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux. Ok, perfetto. On va se faire tuer ou manquer ce bateau. Il faut que j'utilise de nouveau ma fronde. Quindi rompere i vasi di pece, non abbiamo abbastanza. Cazzo. Rallenta un nemico con una pozza di pece, quindi incendiala per eliminarlo. Combina la pece con un vasetto, rompi le ampole di pece e la metti circostante per intrappolare i nemici. Non ho abbastanza materiali. Oh cazzo, no. Cioè sto a credere. Non potevo accendere il braciere, non avevo abbastanza materiali per crearmi degli ignifer. Ok, prendiamo tutto. Quindi non dimentichiamoci questo dettaglio. Perfetto. Comunque sono parecchie le tecniche da utilizzare contro i nemici, ragazzi, veramente parecchie. Quindi adesso possiamo rompere il vaso per farlo reagire con la torcia. Ok, sta cosa è una figata. Salve belli. Andiamo via. Non farti vedere. Ma stai scherzando, non farti vedere. Come facciamo? Oh oh, sono nella merda, ragazzi. Sono nella merda, nella merda. Mannaggia la... Ah, la miseria. Ok, la vedo abbastanza complicatuccia la situazione. Perfetto, ragazzi, sono riuscita a farne fuori 3 soltanto con l'utilizzo dell'extinguis. Questa è una cosa molto positiva, però ci dobbiamo muovere. Comunque non ho trovato il materiale necessario per creare dei lignifer. E adesso non mi resta che prendere questo, meno male che c'è. Che l'unica cosa che possiamo fare in questo esatto momento è questa. Passare e accendere. Bene. Allora, il problema è che comunque non ho ignifer, ragazzi. Non di qua, porca miseria, se non vuoi morire. Che fanno questi soldati ici? Non ci posso credere. Da dove minchia sono usciti? Che fanno questi soldati ici? Il veglia che persone non si sciampano.
No, regà, ma dai. Cioè, non posso sostare in un posto per troppo tempo perché ovviamente... Ah, ok, ma mi ha fatto ripartire da qua, però... Non posso sostare in un posto per troppo tempo perché se no... I topi... Aspetta, lo posso fare da sola. No, non l'ha colpito. Non ci credo. E mori, c'è. Vaffanculo. Eccolo qua. Perfetto. Ok, almeno sono riuscita a farla fuori subito. A farlo fuori subito. Qua... Magnatevi questo. Mamma mia, raga, è il delirio. Ragazza, fa au milieu. Oui. Il est gigantesque. Ça sent la poix. Oh no. È il delirio. È il delirio più assoluto, ragazzi. Ma porca vacca miseria. No, raga, ma dai, ma guardate quanti cazzo ce ne sono. È una follia. No, vabbè, raga, è una follia. È una follia. Il est gigantesque. Ça sent la poix. C'est donc pour ça qu'ils en avaient besoin. L'avrebbe mai detto. Qualcuno ha paura del buio. Beh, non so se provare ad uccidere quello, regà. No, regà, ma i topi ci mangeranno vivi. Com'è che a lui non se lo mangiano? Niente, regà, mi sono fregata. Perché questo tizio adesso si è messo in mezzo ai maroni e non ha la minima intenzione di spostarsi. C'è questa? Voilà. Sta facendo un giro della Madonna, non ho capito perché, ma dettagli. Oh no! No, non è legna quella che brucia purtroppo. Ecco qua. Non ci posso credere. Nella ville. Oui, piéger les gens à l'intérieur, puis se débarrasser. C'est une tactique de guerre. Là-bas. C'est pas vrai. Une fois qu'on aura vu Joseph, on retourne à la maison au plus vite. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Sì, se riusciamo. Ok, siamo riusciti a scampare a questo qua, ragazzi, per puro buco di culo. Direi. Il aurait pris les bonnes décisions. On aurait pu lui demander une audience. C'est bon, j'ai fait le tour. On lui aurait dit qu'on amenait les rats et la mort dans sa ville. Il n'y a aucune issue, il n'y en a jamais eu. C'est trop tard de toute façon. L'épicentre est ici. Mieux vaut aller, ça va se répandre. Stanno bruciando i corpi, ragazzi. Eh sì. Vattene! Ok, sono riuscita intanto almeno ad uccidere l'arciere. Almeno quello. Intanto mi tocca indietreggiare di nuovo. Comunque sono veramente complicate, ragazzi, queste situazioni. Sono veramente complicate perché gli ambienti sono molto grandi e i nemici sono veramente tanti. Sono situazioni veramente impegnative. Posso passare finalmente dall'altra parte senza essere vista, anche se ho grossi dubbi? Ok, allora almeno sono riuscita ad arrivare fin qui. Adesso, tenendo conto che lì c'è questo maledetto tizio che va in giro. Allora, qui è pieno di ratti, quindi però non posso fare assolutamente niente. Però, oddio. Scusa, fammi fare una cosa. Ok, almeno uno siamo riusciti a farlo fuori. Almeno. Questo qua ripasserà da qua. Porca vacca, era troppo lontano. Bella fregatura de merda. Allora, là sopra c'è un arciere, tra l'altro, ragazzi, ma è fin troppo lontano per colpirlo da qua. J'ai tellement peur de voir Mary Hugo parmi eux. Je crois qu'ils ont commencé la purge par les bagardiers. La maison est dans la ville haute. Il reste du temps. J'espère que tu as raison. Comunque non ho più Ignifer, ragazzi. Questo potrebbe essere un grosso problema, perché se ho bisogno di accendere qualcosa non posso farlo. Però di qua c'è una cassa, ragazzi. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di utile qua. Les habitants ne vont pas se laisser faire. Ils vont se défendre. Ça ne devrait plus tarder, j'espère. Joseph sait se battre. C'est un bon point. Ah no, cazzo. No, non me lo dire. Non ci posso credere. No. Veramente, cioè, per una disattenzione del cazzo. Scappiamo un attimo, ragazzi, anche se ormai non so quante possibilità abbiamo. Ecco qua, non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Les intrus sont là. Par ici. Les laissez pas s'échapper. Nous sommes repérés. Siamo nella merda, Lucas. Ma qua mi vedrà.
Che situazione di merda, ragazzi, veramente di merda. Cioè, è ancora lunga la strada, mi sembra di vedere, eh. E siamo comunque in una situazione di cacca. Ecco, ne arriva pure un altro, tanto per migliorare la situa, eh. Assolutamente. Cioè, regà, io non so se ci stiamo rendendo conto di quanti ce ne stanno, eh. Lasciatemi dire che è un'assoluta follia tutto ciò, ragazzi. Cioè, ma guardate quanti cazzo ce ne sono. Dai, 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 dai. Porco dinci. Non hai visto niente, no. Pezzo di merda. Infatti. Allora, c'è qualcuno senza elmo. Oddio, regà. È greve la sita, è proprio greve. Non è resta il passo più. Ah, porca miseria. Ah, via! Mo mi ha rimesso pure la musica ansiogena. Via, andiamo qua. Ok, uno almeno l'abbiamo fatto fuori, ma non so quanto possa essere utile la cosa, perché... Raga, ripeto, a me sembra tutto così assurdo, veramente. Ovviamente ora la porta non potremo usarla. Ah, sì? Ok. Fatemi respirare. Madonna santa di Gesù. Io penso di aver perso, ragazzi, tipo 20 minuti solo qui, eh. J'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez. Eccoci qua. Merci finalmente. De nous avoir attendu. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bah, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Que c'è? Hugo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous au quai, près de la maison. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Et bah là, sola. Oddio, che è successo adesso? Che ha tremato tipo il pianeta terrestre? Che è successo? Deve essere successo qualcosa di grave, ragazzi. Mamma che ansia, veramente. Vous pensez que c'était quoi? Je sais pas. Ça m'a réveillé. Là, la maison. C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous. Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Oh. 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 Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Corri, cazzo. Oh. Oh. Oh mio Dio. Oh. Oh. Oh mio Dio! Ma quanti sono? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh no! Mio Dio, raga! Oh mio Dio! Je l'avais dit, ça arrivait! C'est à cause de ce maudit Vaudin! Che gli ha fatto Vaudin? Che cazzo è successo? Oh mio Dio! La maison! Je peux y arriver! Oddio, che ansia! Possibile. Oh mio Dio, non è possibile! No, regà. No, regà, è folle! Io... non ero pronta a questa cosa. Non ero pronta a questa cosa. No, raga. Oh mio Dio, non è possibile. Non è possibile.
Oh, oh cazzo! Oh! Ale! Mio Dio, corri, 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 corri! No, regà, che cosa sto vedendo? Non è possibile! Oh mio Dio! Se votre fils fait quelque chose. E che può fare? Il ne se calme pas, je ne sais plus quoi faire. J'y vais. Hugo, c'est moi. Oh. Oh mio Dio! J'ai fait un cauchemar. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Amicia. Je devrais le porter. Je m'en charge. La ville. Elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. C'est sans précédent. Sono sconvolta, ragazzi, da ciò che ho visto. J'ai la tête qui tourne. Rien. Rendors-toi. Stato distrutto tutto. Cioè il potere di Lucas, e continuo a confondere i nomi, i poteri di Hugo sono ancora più grandi di quello che pensiamo. E quel benedetto Voden non è servito a nulla, ragazzi. È morto, tra l'altro. Tous ces gens. C'est trop tard. Continuez. Qui c'est? Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour moi. Non. Je. Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé? C'est. Les rats. Ils ont attaqué. Non. Non. On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Non, c'est ma faute. Non, ce n'est qu'un rêve, d'accord? Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Tu mens. Hugo, je... S'il te plaît, calme-toi. Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... On est tous sains et saufs, Lucas. Lucas se s'est bagato, tra l'altro. Ci siamo. Il n'y a que nous. Magister Voden... Je vois. Dans ce cas, traînons pas.
si è incacchiata con la madre. Mamma mia, regà. Mamma mia. E qui inizia il capitolo 5, che si intitola Nella nostra scia. Mamma mia. Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, hey, tu faisais un rêve. On est arrivé? Non, mais c'est plus très loin. Hé. Hey. Ne regarde pas. Pourquoi? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère pense que tu... Non! Sur l'île! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Di brutto, regà. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemie, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris! Ils nous bloquent le passage! Je vais jeter un œil. Emissia non è assolutamente d'accordo. Il punto è che io cerco di, je pense di capire voir le anche la madre. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. La situazione tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Ragazzi. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber. Je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui. Vas-y. Merci. Cos'è tenere, raga? Allora, la situazione è parecchio incasinata, ragazzi, parecchio incasinata, perché da un lato cerco di capire la madre
crede che questo benedetto ordine possa davvero aiutare il figlio, quindi è disposta a lasciarlo nelle loro mani, evidentemente anche a costo che il bimbo ci rimetta la vita, evidentemente. Non lo so, cioè non so di preciso cosa stia provando la madre in questo esatto momento, però provo a capirla, nel senso che vuole affidarsi a qualcun altro pur di aiutare il figlio, però dall'altro capisco Emissi, ovviamente, che ama a dismisura suo fratello e non lo vuole vedere soffrire, quindi quello che ha potuto vedere coi suoi occhi è che insomma, Vauden non l'ha effettivamente aiutato, ragazzi, perché quello che ha fatto ad Ugo ha fatto sì che poi lui avesse una crisi, la quale poi, ragazzi, ha scatenato quello che abbiamo visto, cioè ha avuto una crisi talmente profonda, talmente forte da far sì che i ratti distruggessero addirittura una città. E questa cosa ci fa ripensare anche molto a quanto può essere grande il potere di Hugo, quanto abbiamo sottovalutato il suo potere. Non eravamo a conoscenza del fatto, forse, che avesse addirittura queste capacità, insomma, queste capacità tanto grandi. È una situazione complicata, davvero complicata, perché comunque sembra non esserci soluzione. Hugo parla tanto di questa isola che sogna, il punto è da dove partire. Dove partire per cercarla, per poi riuscire a trovarla. È veramente una situazione difficile, ragazzi. Allora, io direi che quest'oggi ci fermiamo qui e non so davvero cosa aspettarmi a questo punto delle cose. Quello che ho visto oggi davvero non me lo sarei mai aspettata, quindi non so cosa aspettarmi più avanti, ragazzi? Sono veramente intimorita dalle capacità che ci riserva questo gioco. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!